Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. Not dead yet, true shit. So why do I worry about what I can't see? I've been stressing about money for my rent, but the money that I spent last night with my friends was worth it. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. So many look into my eyes, eyes, eyes. It's gonna be alright, right, right. Tomorrow's gonna be okay. One moment, one shot. That's all we got. One moment, one shot. Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, come avete visto, siamo andati da Teddy. Non ci sono mai stata, è la prima volta che veniamo. Ne abbiamo approfittato visto che Manu doveva fare la visita, un esame, e ne abbiamo approfittato. Ovviamente, cosa vuoi, la pizza o? Ma dammi un pezzo di pizza. O i salatini. No, salatini. Mangiamo due salatini. E ne abbiamo approfittato. Non si sente niente. Ok. Ne abbiamo approfittato visto che eravamo qui a Nizza, a Monferrato, tra le quali c'è un panorama spettacolare. E abbiamo detto facciamo un giro da Teddy, che ovviamente non sono mai stata. Molto carino, tante cose carine a poco prezzo. Però se le sommi, ciao, paghi un sacco. Però abbiamo preso una cosa, ovvero, aspettate che la tiro fuori, una tazza, questa qua, perché ne abbiamo spaccate due, cioè una si è spaccata da sola e ha iniziato a perdere, l'altra mi è caduta dalle mani, quindi abbiamo detto ma sì, ne prendiamo una. E adesso mangiamo giusto qualcosina, giù le tre. E poi ci avviamo verso casa, lavoro. E poi ci avviamo poi verso casa. Ah, ho preso anche questa. Abbiamo preso questa macchinina per il nipote. 1,50 euro. E niente, quindi ci avviamo poi per lavoro barra casa. Vediamo un attimino quando arriviamo dalle nostre parti. E fa un caldo pazzesco, veramente tanto caldo. È scoppiata la primavera. E niente, ci rivediamo poi, o dopo domani, adesso vediamo. We'll be right back.
Allora, mega salto temporale. Sono passati 2 giorni da quando ci siamo visti l'ultima volta. Siamo andati da Teddy e a fare la visita per Manuel, poi ci siamo un po' persi. Il giorno dopo siamo andati a fare un'altra visita che è andata bene ed era quella dei reni, quindi siamo contenti. Però ci siamo proprio persi perché quel giorno lì siamo andati a fare la visita, poi siamo passati a salutare Valentina e quindi siamo arrivati tardi. Venerdì è stata una giornata piena di lavoro perché sono andata a pulire dal mio vicino, poi sono andata a lavorare anche nelle banche e non sono riuscita a riprendere niente. Ma oggi sono qua perché volevo parlarvi di un prodottino. Mi ha contattato la Aigostar. Noi avevamo già collaborato con loro e ci siamo trovati bene anche con l'altro prodotto. Questa volta mi hanno mandato questo prodottino molto molto carino ed è per questo che siamo in bagno, ovvero un phon, ragazze. Allora, ho deciso di collaborare con loro perché io ho un phon ma è totalmente diverso da questo. Quindi ho detto voglio provarlo perché comunque è professionale ma non costa tantissimo, quindi secondo me può andare bene un po' per tutte le tasche. Sono sui 25 euro e praticamente questo qua ha la tecnologia ionica. Quello che ho io non era con la tecnologia ionica, quindi quando ho sentito che questo ce l'aveva ho detto assolutamente lo proviamo. Per chi non lo sapesse, la tecnologia ionica aiuta ad asciugare i capelli fino alle radici, però non va a stressare il cuoio capelluto. Invece molti altri phon, non avendocela, fa un po' di casino al nostro cuoio. Quindi sono contentissima che sia arrivato. Adesso vi spiego un attimino che cosa c'è insieme. E poi andiamo a provarlo insieme, che tanto mi devo fare una doccina, mi devo lavare i capelli, che poi andiamo a festeggiare l'ennesimo compleanno. Con questo poi fino a giugno non ce n'è più, il nostro cognato fa il compleanno. Diciamo che da dicembre fino a marzo, come avete visto, abbiamo una sfilza di compleanni. Quindi lo uso e vediamo un po' i capelli come rimangono. Nella confezione trovate il classico beccuccio, quello per diciamo chi ha i capelli ricci o un po' mossi, che quindi vuole andare a utilizzare questo qua per dare quell'effetto proprio naturale al boccolo, al che io purtroppo non ho, ragazze. Mi piacerebbe, ma non ho. E poi il classico beccuccio, questo qua, che veramente è proprio classico, ok, e che è fatto così, va benissimo per chi ha comunque capelli lisci, quindi ci sta perfettamente. Allora, ha la possibilità dell'aria fredda, che è questo pulsantino qua, poi ha l'accensione più due diciamo potenze e tre proprio calore, nel senso l'uno è un po' calduccio, due è un po' più caldo e tre è ancora più caldo. Non mi viene la parola, abbiate pazienza, ma a voi piacciono anche quando parlo un po' così perché sono proprio terra terra io. E quindi andiamo a provarlo insieme. Ovviamente c'è sempre il cavo, perché non hanno ancora inventato, credo, cose che non vanno, o forse sì. Non lo so, devo guardare se hanno inventato dei phon che non vanno a cavo. E lo andiamo a provare insieme. Allora, visto che mi devo fare la doccia, ne approfitto per mettere su anche un po' di maschera per i capelli, perché sono in uno stato pietoso, avete pazienza, ma diciamo che li ho un po' trascurati in questi giorni. Quindi vado a mettere un po' di maschera, così va a farsi, a nutrire un po' i capelli, che li sento veramente secchi. Ovviamente non vado a metterlo sul cuoio capelluto perché non fa bene. Se non volete avere i capelli poi tutti
grassi, meglio non metterlo nel cuoio capelluto. Questa cosa qua io l'ho scoperta perché non so se lo sapete, se ve l'ho mai detto, ma io ho lavorato anche per una parrucchiera, ho fatto la lavatesse, quindi qualcosina so. Infatti una volta mi lavavo i capelli male. Poi quando sono andata a lavorare da una parrucchiera ho scoperto alcune cosine e da quel momento almeno devo fare i due lavaggi e mettere il balsamo. Una volta non facevo due lavaggi, ce l'avevo bene il primo, balsamo ne mettevo ben poco, invece da quando ho fatto quel lavoro lì, che ormai sono sincera, sono 2011 che sono andata a lavorare alla parrucchiera. Diciamo che se penso a tutti i lavori che ho fatto e a quanti anni sono passati mi viene male. Cioè calcolate che io e Manu stiamo insieme da 16 anni. Quindi di cose non fatte, cioè di lavori non fatti, babysitter, cameriera, capelli, pulizie. Mamma mia, ho fatto un sacco di lavori nella mia vita. Adesso puntiamo i capelli, vado nella doccia e poi ci vediamo. Allora, eccomi qua, mi sono fatta una bella doccina. Devo togliermi un po' di sopracciglia, sinceramente. Aspettate che leggo bene, che poi si vede tutto che non si deve vedere. E ragazze, vado a fare lo scrub col viso, quello che mi hanno regalato, che lo faccio una o due volte a settimana, quindi ne approfitto e così almeno non mi discompo, che si è già asciugato. Vado a fare un pochettino di scrub, che ce n'è bisogno comunque, anche se è già migliorata un sacco la mia pelle, ha comunque bisogno di un po' di scrub. Invece ragazze, come prodotto per i capelli e per il corpo, vi faccio vedere un po' cosa uso, perché magari può essere un po' di ispirazione. Allora, il solito coso dell'erboristeria che sto finendo per i capelli, lo shampoo, e come diciamo balsamo sto usando questo qua che si è riempito un po' di acqua nella doccia. Questo qua che praticamente mia suocera aveva preso per Manuel quando aveva i capelli lunghi. Poi però lui non l'ha finito, adesso non ha i capelli tanto lunghi, quindi non è che lo usa. E mi dispiaceva sinceramente buttarlo, quindi ho detto lo finisco io, come l'altro prodottino che vi faccio vedere dopo. E invece per il corpo sto usando questa doccia crema che è fantastica. Veramente fantastica, me l'ha regalata mia sorella al compleanno. Ed è fantastica, ci ho detto 300.000 volte, uso anche il profumo, sempre della stessa linea e stesso profumazione. Allora, come prima cosa, prima di asciugarli, vado a mettere il solito coso che metto. Boh, a volte mi escono cose strane, ma che strano, vabbè. Vado a mettermi questo qua che aveva regalato sempre mia suocera Manuel. Lo sto usando, infatti ce ne so più tanto così, perché districa bene i capelli. E quello è dell'Avon, quindi se vi serve è dell'Avon. E sia lui che aveva i capelli, sapete molto, che io ci troviamo bene. Ora, come vi dicevo prima, non lo utilizza più perché ovviamente i capelli corti, e quindi non serve più a niente. Quindi vado spruzzando un po' dappertutto. Poi ragazze, ha un profumo meraviglioso di mango, più buono. Allora, in teoria mi hanno detto che bisogna pettinare dal basso, ma ne ho talmente tanti, tanti lunghi, che non ho voglia. Riesco di più. Io ho un sacco di nodi.
antidoti. Prima di asciugare i capelli mi metto solo un po' di crema. Quella che sto usando in tutti i video, mi vedete usarla, ma è veramente fantastica. Ha un bel suono potente. Allora, io di solito prima però li asciugo a testa in giù, quindi aspettate. Allora, io sono super soddisfatta, diciamo che, non lo so, mi sembra molto diverso da quello che ho. Io vabbè, ho un Roventa classico, proprio preso, costo minimo, e quando mi asciugo i capelli lo sento tanto secco, come calore. Questo qua, anche alla massima potenza, non lo sento così secco, infatti mi sembra stranissimo. E i capelli sono super asciutti, neanche più di tanto ci ho messo. Cioè, guardate, adesso non so se riesco a farvi vedere, però io non sono una di quelle che fa, cioè non sono brava a farvi vedere i capelli, cioè a farvi il gesto. Però mi piacciono. Mi piacciono, li trovo proprio belli. Cioè, mi sembra proprio buono come fondo, ragazze. Non costa tantissimo. E in più c'è la cosa tecnologia ionica che aiuta un sacco anche il capello. Quindi ci sta. Ci sta veramente. Cioè, guardate, non è che sono... sembrano persino come se avessi fatto la tinta. Non so se si capisce. Però ci sta. Mi piace. Ho solo sudato un sacco perché fa caldo, inizia a far caldo, quindi quando accendi il forno è ancora peggio. Però mi piace. È super approvato. Vi lascio qua sotto nell'info box il link, così potete prenderlo anche voi se vi serve, se per caso avete un phone che non va più tanto, eccetera. Questa è un'ottima soluzione. Poi vabbè, il design è anche molto carino perché è nero, semplice, opaco, non ha... molto carino. E non è leggero, perché non è leggero, è abbastanza solido. Poi vabbè, c'è il gancetto per appenderlo, quindi ci sta. Per me è promosso. Se lo comprate, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Magari c'è qualcuno che ne sa più di me di capelli, eccetera. E sa dire anche, sa dire se è buono o no. Per me è super approvato, ragazze. Adesso io direi che mi vesto, mi preparo, mi vado a truccare e poi dopo ci vediamo per i saluti. Allora, ragazze, mi sono truccata. Come vedete, un trucco molto molto semplice, come al solito. E ora mi metto a montare il video, così almeno domani esce, siamo tranquilli. Io spero che vi piaccia, che vi abbia tenuto compagnia, soprattutto che questi ultimi video vi siano piaciuti, perché veramente ci sto mettendo molto impegno a riuscire a fare video, anche se a volte sono un po' incasinata. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto e fatemi sapere se magari volete sapere un po' come montiamo i video, quali programmi usiamo, magari anche cosa usiamo per registrare, perché comunque
Può essere una cosa interessante se qualcuno magari vuole anche iniziare a fare un po' di video. E niente, userò il tablet per montare questo video perché ho già iniziato a farlo col tablet, essendo file del cellulare. E niente, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Noi ci vediamo comunque martedì con un nuovo vlog. Vi mando un grosso bacione e vi auguro una buona domenica sera, perché comunque voi lo vedrete domenica alle 8. Un bacione grande. Ciao ciao!